Qua possiamo vedere invece un altro tipo di motore, il motore rotativo, detto anche motore Wankel, credo dal nome del suo inventore. È un motore che non ha pistoni, ha invece una specie di cuore rotante all'interno, che ruota però in maniera eccentrica. Adesso vediamo, lo mandiamo un pochino a fare qualche ciclo, poi spieghiamo che cosa succede. Cominciamo da questo momento, vediamo che dalla parte in alto a destra c'è un foro dal quale entra la miscela aria-benzina, quindi questo è il momento dell'intake. Ormai la camera di combustione è quella specie di falce di luna in alto o piena di gas, di miscela aria-benzina. A questo punto inizia la fase di compressione, è questa, vediamo il volume infatti ridursi sempre di più, sempre la parte di sinistra di volume è sempre più ridotta, finché ecco, in questo momento si accende le due scintille, vediamo le candele infatti, e quindi inizia la fase di spinta, perché la miscela aria-benzina esplode e spinge questo motore, questo rotore possiamo dire, lo spinge con la fase attiva. Dopodiché il volume si allarga di nuovo e c'è un altro foro dal quale escono i gas di scarico. Infatti vediamo in basso a destra uscire i gas di scarico. E inizia un nuovo ciclo. Lassù in alto vediamo di nuovo il foro dal quale entra la miscela aria-benzina, quindi c'è la fase di intake in alto in quella mezzaluna, il volume si restringe, la fase di compressione quindi. A questo punto c'è l'esplosione, abbiamo visto per un attimo accendersi le candele, quindi le scintille, e quindi lo scoppio della miscela e la spinta, e poi di nuovo l'espulsione, vediamo in basso a destra i gas espulsi e così via. A ogni rotazione ci sono quindi la fase di ingresso della miscela, la fase di scoppio e la fase di scarico. Questo appunto è il motore rotativo o motore Wankel. Vediamo più rallentato.